Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. In questo video andiamo a parlare di come massimizzare le proprie entrate in 5 modi che oserei dire sono testati, ma dei quali voglio discutere all'interno di questo video perché ci sono delle considerazioni importantissime da fare su ciascuno di questi 5 metodi. Prima di iniziare mi presento, mi chiamo Leonardo, parlo di finanze personali, investimenti e business su questo canale da oltre 4 anni e mezzo. Se ti interessano questi argomenti ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Sigla e iniziamo. Perché una persona dovrebbe voler massimizzare le proprie entrate? La mia risposta è molto semplice e diretta. Perché i soldi fanno la felicità e chi dice il contrario non ha mai provato cosa significa avere soldi. La butto lì senza argomentare, passiamo al primo metodo per massimizzare le tue entrate. Il primo metodo è probabilmente il più semplice che abbiamo a disposizione tutti noi esseri umani in questo momento storico. Sto parlando del alzare i propri glutei, chiamiamoli così, e andare a cercare un lavoro tempo pieno o a tempo parziale. Questo può sembrare ovvio come metodo per massimizzare le tue entrate, ma ti assicuro che negli ultimi anni, soprattutto da quando mi sono avvicinato al mondo della finanza personale, al mondo degli investimenti e ho iniziato a fare questi video su YouTube, mi sono accorto che sono tantissime le persone che hanno 2.000, 5.000, 10.000, ma anche 30.000 euro sul conto corrente e si preoccupano follemente di trovare l'investimento migliore dal punto di vista finanziario. Considerate che un rendimento annuo del 20% è un risultato incredibile e se avete 30.000 euro 20% significa 6.000 euro lordi. Questi 6.000 euro sono un buon risultato e soprattutto nel lungo periodo, componendo un rendimento annuo del 20%, arriviamo a cifre stratosferiche. Ma quando abbiamo 30.000 euro di soldi da parte, e sto già parlando di cifre che non tutti hanno sicuramente a disposizione per investire, i nostri investimenti di capitale non dovrebbero essere il nostro focus numero uno, dovrebbero essere uno dei nostri focus, ma non il più importante. Perché questo? Per un concetto importantissimo, fondamentale, che dobbiamo sempre considerare quando facciamo delle scelte dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, parlo del rendimento sul nostro equity. Immaginiamo di guadagnare 20.000 euro dal nostro lavoro da dipendenti e spendere 10.000 euro di spese per vivere durante l'anno. Quei 10.000 euro di utile che riusciamo a generare durante i 12 mesi compongono un rendimento sull'equity, un return of equity, pari al 33,3%, superiore alla maggior parte dei vostri investimenti di capitale, quasi sicuramente. Mi sto concentrando molto su questo punto all'interno del video, ma è il messaggio principale che voglio dare nel video, il fatto che quando partiamo nel peggiore dei casi da meno svariate decine di migliaia di euro di debito, ad esempio, la cosa più facile da fare per migliorare la propria situazione finanziaria è trovare un lavoro da dipendente. Ci sono alcuni vantaggi innegabili, come quello che la difficoltà più grande è alzarsi e poi restare lì fino alle 5, scambiando il proprio tempo per del denaro, ma ci sono anche dei vantaggi dal punto di vista del return of equity, dal punto di vista dei nostri investimenti. Nell'esempio di prima il 33% è ottenuto con cifre relativamente basse. Riuscire a risparmiare 10.000 euro l'anno per molti potrebbe sembrare un'impresa, per alcuni potrebbe essere piuttosto semplice. Sono molto più scettico nel considerare un rendimento del 33% ottenibile con strumenti finanziari, ottenibile dalla maggior parte delle persone. Forse un anno va bene, ma l'anno prossimo, l'anno dopo, riusciremo sempre a ripeterci? Complimenti! Come hai detto che ti chiami? Ah, Warren, ok. Questo canale ha avuto un successo insperato con un video che parla completamente di un'altra cosa, cioè di entrate passive, ci arriviamo tra pochissimo in realtà, ma adesso, con il passare del tempo, mi sono reso conto che soprattutto, e direi al di sotto di 100.000 euro risparmiati, messi da parte, il lavoro, quindi scambiare il nostro tempo per il nostro denaro, ci permette di massimizzare il rendimento sul nostro equity. Pensarla così in un certo senso dà anche più soddisfazione ad andare al lavoro. Il secondo modo per massimizzare le tue entrate passive è... Ho scritto aprire una partita IVA, non è il modo migliore aprire una partita IVA, ma è fare freelancing, fare un'attività secondaria che ci permette di avere un'integrazione del nostro stipendio. La partita IVA, ahimè, in questi casi va aperta, non ci sono scuse che tengano, però le cose potrebbero andare abbastanza bene. Potremmo andare a integrare il nostro stipendio da lavoro del 20%, oppure il nostro stipendio potrebbe essere integrato dell'80%, del 100%, del 300%. A quel punto probabilmente nell'ottica di massimizzare il return of equity
andare ad investire nella nostra attività di freelancing potrebbe rendere di più piuttosto che continuare a lavorare da dipendente. A questo punto, come probabilmente sapranno molti che vedranno questo video, le cose iniziano a essere difficili, iniziano a essere molteplici, iniziano a esserci tantissime possibilità per fare un secondo lavoro che io ho classificato come freelancing partita IVA, insomma, ma potrebbe essere effettivamente un secondo lavoro da dipendente, andando a scambiare ulteriormente il nostro tempo per dell'altro denaro. Insomma, l'equazione tempo per denaro uguale guadagno non conviene, soprattutto perché la quantità di tempo è limitata. Quante ore possiamo lavorare in un giorno? Idealmente 24, concretamente dopo 3 giorni non possiamo più lavorare. Quali consigli posso dare, essendoci passato, avere un'attività secondaria che poi è diventata la principale? Prima di tutto, di informarvi molto bene, scegliere un'attività che non vi pesa fare, quindi non deve essere una cosa stressante, perché nel medio lungo periodo le cose non andranno bene se non avete voglia già dall'inizio di fare ciò che serve. E probabilmente il consiglio più importante è: datevi una finestra temporale da 6 a 12 mesi per vedere i primi piccolissimi risultati. Se dopo 3 mesi non avrete cavato alcun ragno dal buco, le cose sono normalissime. Datevi 6 mesi, datevi 1 anno, che male c'è? Nel peggiore dei casi avrete imparato qualcosa sicuramente, sia dal punto amministrativo che un'abilità o di attività, e nel migliore dei casi vi sarete guadagnati una seconda entrata. Terzo modo per massimizzare le tue entrate, ne ho parlato in realtà nel punto 1, e parliamo di investimenti di capitale. Io personalmente, dopo aver testato tantissimi tipi di investimenti di capitale, mi sono ridotto, e non nel senso di fare un passo indietro, ma nel senso di racchiudere, ridurre il numero di possibilità di investimento a 2 asset class: azioni, e all'interno delle azioni ovviamente ci sono diverse strategie, e real estate, immobiliare. È chiaro che soprattutto per chi parte all'inizio il real estate è un po' da lasciar perdere. Io ho fatto un investimento di capitale in questo immobile, in questo momento sto abitando qua, e devo dire che da qui ai prossimi 2 anni probabilmente non farò un altro investimento per cercare ulteriori altre passive nel real estate. Questo perché richiede molti molti soldi e bisogna metterli da parte prima di utilizzarli. Per quanto riguarda l'investimento in azioni, ci sono delle strategie semplicissime. La cosa più semplice del mondo che possiamo fare è un piano di accumulo su un ETF azionario globale. Non dobbiamo fare niente, possiamo addirittura utilizzare broker, trovate dei link in descrizione se volete utilizzarli, che ci permettono di automatizzare il piano di accumulo, addirittura aumentando la quantità di capitale depositato a seconda dell'inflazione. Insomma, anche mia nonna, se non avesse paura di parlare di soldi, potrebbe iniziare un piano di accumulo in ETF azionario. Ovviamente l'orizzonte temporale non sarà così lungo e quindi le azioni non sono lo strumento di investimento perfetto per lei. Tirato fuori un esempio un po' controverso, però voglio sottolineare la semplicità di un investimento in un piano di accumulo su un ETF. Non è l'investimento perfetto, non è l'investimento migliore. Il compromesso tra stabilità, efficacia e semplicità è storicamente e statisticamente il migliore in assoluto. Quarto modo, e mi guardo le dita perché delle volte sbaglio a fare il numero, per massimizzare le tue entrate è quello di affittare le tue cose. In questo senso l'attività richiede un po' di tempo, non è una cosa che si può fare scrocchiando le dita, o un guadagno che si ha mentre dormiamo. Celebre frase di Warren Buffett: se non trovi un modo per fare soldi mentre dormi, lavorerai per tutta la vita. Affittare le tue cose significa avere degli oggetti di valore, darli ad altre persone in cambio dei soldi. Queste persone avranno il vantaggio di non spendere tutto ciò che è necessario per acquistare l'intera cosa, ma utilizzarla solamente per un breve periodo. Tu, da tuo canto, fai l'investimento iniziale e poi tante persone ti pagheranno un pezzettino del costo del tuo investimento iniziale, e ad un certo punto, se sei bravo, se sei fortunato, riuscirai a ottenere più di quanto hai investito all'inizio. Qual è l'asset che per eccellenza si affitta ad altre persone? Un immobile. E quindi, se vogliamo, possiamo classificare, non ci avevo pensato, è una bella classificazione, non ci avevo pensato quando ho scritto questo video. Il punto è che se vogliamo concentrarci sugli immobili dobbiamo avere molti soldi. Io ho speso 65.000 euro tra il 20% di questo immobile e le spese degli helpers, i cosiddetti aiutanti, che io chiamo parassiti, per acquistare, finalizzare l'acquisto. Se volete ulteriori dettagli trovate un video nel mio canale in cui parlo proprio di quanto ho speso per acquistare il mio immobile. Veniamo infine al
quinto e ultimo modo per massimizzare le tue entrate, siamo nell'era dell'infotainment, quindi intrattenimento informativo. Questo video che stai guardando è parte del mondo dell'infotainment, quindi ti sto teoricamente intrattenendo e allo stesso tempo dando informazioni utili, almeno così spero che sia, e se è così, anzi, lascia un like per permettere a questo video di raggiungere più persone. In realtà questo modo di generare delle entrate potrebbe essere assimilato al secondo, in teoria, quindi come attività extra, attività di freelancing, però la particolarità è che non richiede un grande investimento di capitale. Chiunque ormai ha uno smartphone con una buona fotocamera, chiunque può acquistare un microfono clip da 15 euro, non questo microfono qua davanti che ne costa molti di più, comunque non è una spesa proibitiva per una persona che lavora, e con un buon audio, con un iPhone o uno smartphone con una buona fotocamera o un portatile per creare contenuti scritti online, possiamo iniziare a produrre contenuti. Come si guadagna? Beh, come qualsiasi attività nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento ha guadagnato nella storia, con le pubblicità. Google fa miliardi e miliardi di utile ogni 3 mesi, quindi fa 15 miliardi di utile ogni 3 mesi, vendendo pubblicità. Con creator come me, come tanti altri canali anche più grandi di me, fa delle vere e proprie partnership. Metà di quello che guadagno io sotto forma di visualizzazioni nelle pubblicità che compaiono all'inizio di questi video va a Google. Google accumula questa quantità, fa miliardi, perché 50% di tutti i contenuti, tutti i content creator se li tiene Google. E non sto parlando solamente di YouTube, qualsiasi annuncio che vedete nelle ricerche, in alcune ricerche particolari di Google, quindi sponsorizzato nei primi risultati, penso alle pagine di Google, entrate in un sito web, siete aggrediti dalle pubblicità, beh, quei siti fanno soldi in quel modo, guadagnano frazioni di centesimo per ogni visualizzazione di quegli banner, quelle varie pubblicità che compaiono all'interno dei siti web, che io tanto odio, però comprendo essere il motore di tutta quella produzione di contenuti, e questo tipo di entrata permette effettivamente di guadagnare mentre dormi. Ha ovviamente necessità di essere gestita, dobbiamo produrre altri contenuti per mantenere almeno il livello minimo di attenzione necessario per iniziare a guadagnare, però potrebbe essere un ottimo modo per scalare le proprie entrate. Voglio concludere questo video dicendo una cosa che penso ormai da tempo e non ho mai detto, credo, all'interno dei miei video, da qui forse in avanti inizierò a dirla di più. Sto riducendo sempre di più le possibilità che vedo essere le più interessanti per le persone, le più fattibili per chi vuole partire da zero. In questo video ho parlato di andare a lavorare, ho parlato di avviare una seconda attività personale oppure trovare un secondo lavoro, ho parlato di fare investimenti di capitale passivi, quindi senza ragionare in nessun modo. Forse il real estate necessita effettivamente di molte competenze e non solo, molti capitali, quindi è quello meno consigliato tra i 5 dei quali ho parlato all'interno di questo video. E l'ultimo è più una passione personale, una propensione personale verso la creazione di contenuti su certi argomenti dei quali vogliamo parlare, abbiamo piacere di parlare oppure abbiamo piacere di scrivere. E poi se le cose vanno bene si potrebbe pensare di scalare, ma all'inizio non dovremmo avere comunque delle grosse aspettative. Il messaggio è: al di fuori di questi metodi per guadagnare non credo che ci sia tanto altro. Dovreste stare abbastanza attenti a ciò che trovate online, a chi vi convince di metodi di guadagno semplici, sicuri e affidabili, perché non ce ne sono. Il più semplice, ed è anche quello che nel lungo periodo rende meno, è andare a lavorare attivamente, e stiamo facendo un trade-off con il nostro tempo. Il punto è che ci vuole pazienza e soprattutto bisogna essere non scaltri, bisogna avere buon senso. Questo è il messaggio: abbiate buon senso, non fate cose delle quali non siete informati. Prima di fare le cose informatevi, questo altro grandissimo consiglio. E niente, questo video finisce qui, spero veramente che vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like per supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato. A presto.